Do il benvenuto ad Adamo Ciarallo, il direttore artistico del primo Good Time Blues Festival che si svolgerà questo fine settimana a Buglionesi. Ciao Adamo e benvenuto. Ciao Elena, come va? Bene, tu come stai? Sei pronto per questo lungo fine settimana di impegni? Prontissimo. Bene, allora diamo inizio a questa presentazione dell'evento. Allora, da giovedì a Buglionesi si svolgerà questo primo grande evento di musica blues, di ballo blues. Tu sei appunto il direttore artistico in quanto ballerino professionista. E innanzitutto, allora partiamo dallo spiegare proprio questo, cioè che cos'è il ballo blues? Allora, il ballo blues è un ballo che in realtà è nato insieme alla musica blues, quindi stiamo parlando di fine 1800 nella zona del Mississippi negli Stati Uniti, dove dopo l'abolizione della schiavitù per la prima volta neri d'America potevano riunirsi e stare insieme, con, naturalmente con la musica, è sempre stata parte della loro vita. Ed è qui che si è sviluppata la musica blues e naturalmente anche il ballo. Non lo si chiamava ballo blues necessariamente, la gente ballava e basta, però ci sono determinati movimenti che facciamo oggi che allora si facevano, e quindi quello che facciamo noi oggi, ballerini moderni, tra virgolette, è un po' un riprendere i movimenti classici, una certa estetica, cerchiamo di ricostruire, e naturalmente ci aggiungiamo movimenti moderni. E la cosa poi più importante in realtà è che attraverso il ballo blues cerchiamo di evidenziare molto l'individualità del ballerino, una certa self-expression, come si dice in inglese. Quindi non è un ballo dove è importante imparare le figure, ma è un ballo dove è importante essere presenti con la musica e lasciarsi andare con la musica. Tu come sei arrivato al ballo blues? Io vivevo a Londra più di 10 anni fa e in realtà sono partito con il rock and roll, che è una musica un poco più veloce, e ricordo essere andato in questa lezione di ballo. Dopo 5 minuti sono rimasto folklorato e da lì non ho più guardato indietro. Ho scoperto altri balli come lo swing, il balboa e anche il blues. E poi il blues è quello che mi è entrato di più, sempre grazie alla musica, una musica profonda, e permette, almeno per me, per come sono fatto io, mi permette di esprimere la mia personalità al meglio. E adesso, dopo un lungo periodo di lavoro intenso con i ragazzi di Guglionesi, hai scelto, avete deciso insieme di portarlo a Guglionesi, appunto nel tuo paese. Come mai questa scelta? Ma guarda Elena, io in realtà la prima volta che ho portato la mia compagna di ballo Vicky a Guglionesi, 10 anni fa più o meno, le dissi: ma che bello sarebbe organizzare un evento qui. E poi però naturalmente gli impegni lavorativi non me l'hanno permesso. E l'anno scorso, più o meno 6-7 mesi fa, Daniele Antenucci, uno dei ragazzi del festival, sarà anche il batterista di una delle band, ha detto: Adamo, lo dobbiamo fare questo festival a Guglionesi, ti faccio conoscere un gruppo di ragazzi, sono i ragazzi della GNG, Associazione Giovani Guglionesani, sono bravi, sono in gamba. E sì, Daniele, no, guarda, con sto Covid non si sa niente, così. Ma dai Adamo, dai, lo dobbiamo fare. Mi sono lasciato convincere e io inizialmente volevo farlo nel 2023. Loro: ma no, lo dobbiamo fare quest'anno, quest'estate. Ragazzi, ma voi siete pazzi. E vabbè, alla fine mi hanno convinto e dissi: se lo dobbiamo fare, ragazzi, dobbiamo correre, ci dobbiamo ripiegare le maniche. Ogni lunedì ci incontriamo, facciamo riunioni e dobbiamo davvero correre se lo vogliamo fare, perché c'è tanto da fare. E niente, abbiamo corso, stiamo ancora correndo e siamo pronti adesso. E quindi giovedì si comincia. Sì. Abbiamo visto un po' che il programma è stato in qualche modo pubblicato. Giovedì sera si comincerà a ballare in diversi punti di Guglionesi. Ci saranno anche degli incontri, delle tavole rotonde. E poi chi vorrà ovviamente potrà anche cimentarsi nel ballo. Però a te la parte più tecnica della spiegazione, insomma, di quello che sarà poi il programma vero e proprio. Sì, in realtà il programma è molto molto dettagliato. Allora ti spiego: la mattina, venerdì, sabato e domenica ci saranno le lezioni di ballo per chi si è iscritto alle lezioni. Abbiamo
Più o meno 200 ballerini che si sono iscritti, vengono da tutto il mondo. Io penso che il 70% degli iscritti sono stranieri. E per loro, visto che non sono mai stati in Molise o Aquilonesi, abbiamo anche organizzato quelle che noi chiamiamo attività extra. Per esempio, nei pomeriggi abbiamo organizzato il laboratorio della pasta, abbiamo organizzato l'assaggio dell'olio, l'assaggio del vino, il tombolo, per le persone che vogliono, quindi 20-30 persone, non tutti lo vorranno. In più abbiamo organizzato questa tavola rotonda con esponenti della cultura nera americana per parlare un poco dell'importanza che ha la cultura nell'estetica del ballo e anche della musica, in realtà. Questa è una cosa che faremo al Cinema Fulvio, il Teatro di Guglionesi, sabato pomeriggio alle 4:30. È aperto a tutti, l'unica cosa è stare in inglese, quindi bisogna comprendere l'inglese. In più, ogni pomeriggio dalle 7 ci saranno degli aperitivi in quattro posti diversi, quindi non solo ci sarà da bere e da mangiare, ma anche l'obiettivo è di far ammirare ai nostri ospiti il sunset, quindi il tramonto bellissimo che abbiamo a Guglionesi. La scusa per stare un po' tutti insieme. E poi ci sono le serate di ballo. Iniziamo il giovedì a Piazza Santa Chiara. E poi venerdì, sabato e domenica saremo a Castellara, nel centro di Castellara, ogni sera con un gruppo musicale diverso, tutti fantastici, e ci sarà la pista da ballo per chiunque voglia ballare, quindi ci sarà palco, pista da ballo, e a Castellara ci saranno anche dei mercatini, ecco, ci sono 8-10 mercatini, ci sarà da bere e da mangiare. Bellissimo, sarà bellissimo. Bene, allora tu complimenti perché c'è un'organizzazione enorme, c'è dietro tanto, enogastronomia, territorio, accoglienza, conoscenza di Guglionesi, dei dintorni, il ballo, la cultura, quindi veramente un grandissimo lavoro. C'è il sito, lo possiamo ricordare per tutte le informazioni, quindi non ci resta che dare l'appuntamento a chi vuole da giovedì sera a Guglionesi per scoprire il fantastico mondo del blues. Sì, non Va vediamo bene, l'ora. Non grazie Adamo vediamo l'ora. e ti vogliamo vedere in pista, ci Grazie veniamo a vedere, ti verrò a vedere in pista a te. Sì, allora. Perché e dovrete ballare anche voi. Sì. no? Va bene, grazie Adamo Cerallo, A te. arrivederci. Ciao Elena, ciao.